Allora, Trichina era un paese soprattutto di emigrazione, perché non c'erano le fabbriche di oggi. Oggi credo che nessuno più, non ci sono disoccupati e nessuno più emigra da Trichiana. Però a quel tempo anche le ragazze non trovavano facilmente un posto di lavoro ed erano costrette a recarsi nelle case, come abbiamo già dichiarato più volte anche negli scritti, a recarsi nelle case di Roma, di Milano, di Torino, a fare le cameriere, le bambinaie. E penso che pochi di noi, di quella generazione, diciamo la generazione nata subito dopo la prima guerra mondiale, si siano sottratte a questo destino. C'era il fascismo a quel tempo. Tutte noi abbiamo fatto le piccole italiane, ci saranno probabilmente fotografie in giro di me vestita da piccola italiana, non certo da giovane italiana, perché poi l'esperienza di piccola italiana finì con le elementari. A 16 anni la maestra delle elementari mi offerse di andare a Roma per fare la bambinaia. Sono rimasta a fare la bambinaia in questa casa fino al 43. Proprio il giorno precedente al bombardamento di San Lorenzo. Sono tornata a Belluno, sono tornata a Trichiana, anzi per dir meglio, no, a Belluno. Sono talmente abituata a vivere a Belluno che poi di Trichiana, che io vengo da Trichiana, molto spesso me ne scordo. E a Trichiana si ripropose lo stesso problema, di cosa fare. Allora io andai in quel periodo lì, mi pare che erano verso la fine di agosto, i primi di settembre del 43, andai a Vittorio Veneto per aiutare una cugina che aveva là una taverna. Ti racconto questa storia perché è collegata alla mia, come dire, iniziazione partigiana. E là mi trovò l'8 settembre. La mia famiglia era una famiglia tipicamente di queste zone, il padre emigrante e la madre contadina che stava a casa con il pezzetto di terra, la mucca, e lavorava, tirava sui figli, faceva queste robe. E poi, quando i figli erano in età di potersela guadagnare, andavano per il mondo. A 13 anni io sono andata a servizio a Milano, ad esempio. E così tutte le mie sorelle, molte amiche del paese, e lì fino alla guerra, fino allo scoppio della guerra. Sono tornata e sono rimasta a casa inizialmente, ancora durante la guerra, c'era ancora la guerra, c'era ancora l'esercito per dire. Ecco, e poi quando avevo i fratelli al fronte, uno era in Russia, l'altro era in Jugoslavia. E poi quando c'è stato l'8 settembre, nel frattempo quello della Russia era stato dato per disperso, quindi quello della Jugoslavia era tornato a casa in congedo perché aveva un fratello disperso. Mio fratello, quello che era tornato a casa, si era messo subito a organizzare la resistenza dopo l'8 settembre. E inizialmente, infatti, io sono entrata nel movimento attraverso mio fratello, inizialmente, come tante donne hanno fatto, quasi tutte sono entrate perché avevano un familiare nella resistenza. Il papà era un socialista e naturalmente ha dovuto scappare in Svizzera dove ha trovato lavoro e dopo un paio d'anni siamo riusciti ad andare anche noi in Svizzera e siamo rimasti per parecchi anni in Svizzera. Perciò io ho fatto l'elementare, ho fatto le scuole e tutto perché papà non poteva tornare in Italia. È tornato in Italia del 36. Mio padre aveva comperato la casa dei suoi genitori, di suo papà. E così abbiamo rimesso a posto e abbiamo aperto il non un ristorante subito, un bar, l'antica osteria di Trichiana, cioè era la prima licenza di Trichiana proprio. Guardi, io a 17 anni, lo zio Vittor Gorza è stato portato via dai tedeschi, fascisti tedeschi, no? E da allora io ho cominciato ad avere quella simpatia per loro, capisci? Non che io sia entrata dentro a far parte, però ho sempre tenuto quell'idea, insomma, contraria al fascismo. Lo zio era comunista da giovane, insomma. Dopo la famiglia di mio nato, mio zio era consigliere comunale ed era socialista. E
erano già sulla sinistra, diciamo così. Lo zio del 30 l'hanno arrestato, ha fatto 2 anni sì, è stato processato a Roma, tribunale speciale, insieme ai Pertini, sì. E poi il resto l'ha fatto Ancona, il resto del periodo, insomma, 2 anni, e io sono rimasta qui. Perché del 30, 30, 35, 38, così, i contadini avevano una vita un po' difficile, perché avevano raccolto, ma non avevano il modo di venderlo. Per modo di dire, noi si aveva il formaggio, si avevano le bestie, ma ne aveva una cantina di formaggio, ma nessuno comprava il formaggio. Il burro, quello andava un po' di più, perché c'era un contratto di un commerciante, ma era molto difficile. Una giornata era sempre del lavoro, ma non so, forse è stata la settimana che il giorno di festa, perché i contadini lavorano anche di festa, so. Non c'è riposo. Beh, l'inverno allora si riposa un po' di più, alle 5 alla mattina o alle 6 al massimo, perché c'erano le bestie, e poi dopo colazione i campi, perché si andava presto, per il fatto che poi era caldo. Se aveva il fieno non c'era più orario. E alla sera, se era stanco, si andava a riposare. O bene, la domenica qualche volta si andava anche a ballare, perché giovani, vero? Ma 2 orette, dalle 2 alle 4 o 5 al massimo. Ecco, noi appunto siamo nate qui a Caralte, siamo figlie di un emigrante che ha fatto parecchi anni in America, perché purtroppo in quel periodo qua non c'era motivo, cioè non c'era possibilità di lavoro, e qua noi siamo rimasti con la mamma ed il nonno, ed eravamo 5 figli, 3 ragazze e 2 uomini. Perché qua purtroppo il paese offriva poco, era un paese di contadini e così. E già la possibilità che noi fortunatamente siamo state fra le poche famiglie che, come rimesse da parte di mio padre, avevamo avuto la possibilità di studiare, tanto vero che i fratelli erano avviati al diploma all'università. Le ragazze invece, come si usava un tempo, la maggiore faceva la sarta, lei era adibita, come ripeto, al bar, e io ho fatto ste professionali, e poi ho trovato un impiego in municipio. O fare il contadino, perché praticamente quando il marito lavorava la donna rimaneva a casa e aveva 1 o 2 bestie, e con quel piccolo profitto aiutava alla crescita, all'andamento della famiglia, insomma. Una volta era più comunità, adesso ognuno vive per conto suo, insomma, praticamente non è più quella solidarietà come era una volta. Per darle un esempio, quando su una famiglia una volta succedeva una disgrazia, ecco che tutto il vicinato cercava di aiutare. Ad esempio, un altro fatto che io posso raccontare, siccome che noi, dato che il papà era emigrato e ci mandava ste rimesse, di fronte a delle famiglie povere qua, eravamo dei privilegiati, per dire. E lo so che mia mamma aiutava, per esempio, non so, se una rimaneva vedova con figli a carico, così, ha sempre cercato di dare una mano nel limite del possibile, ecco. E c'era questa solidarietà che oggi purtroppo non si nota tanto facilmente. Non so se sia soltanto qua, ma vedo che in linea generica succede dappertutto. Abbiamo sofferto anche la fame per questo. Papà era socialista. E ho subito anche delle cose che mi ha fatto molto male, che me le porto ancora dentro, per la differenza da uno che era con idee fasciste, le ragazzine della mia età, con il papà o i fratelli con idee fasciste, magari contro volontà, perché allora o la tessera o morivi di fame, insomma, praticamente non avevi lavoro. Però la differenza l'ho subita un anno che sono andata in colonia, alle scuole, perché mio padre era socialista e a me non piaceva il pomodoro, non mi piace neanche adesso. Allora a me schiaffi, punizioni in gabinetto o sono fuori dalla sala da pranzo, l'aula, insomma, perché non mi piaceva il pomodoro. La figlia di un che era di altri partiti
di questo partito attuale di allora, la bistecca. E quella mi è rimasta tanto. Siamo stati coinvolti tutti. Primo fratello è partito per fare il servizio militare di leva, poi richiamato. Nel 41 in febbraio è deceduto in Grecia, il primo. Poi è venuto l'8 settembre il secondo ha potuto fuggire, che era del genio minatori. Anzi, si trovava in ospedale, perché aveva una colica renale, così. Così quello non è stato deportato. L'altro che si trovava a Vipiteno, il terzo, è stato preso e portato in campo di concentramento, così. Quelli erano tre. Allora, il primo è morto, il secondo ha subito poi quel che le hanno sparato l'ultimo giorno di guerra, il terzo del 21 in campo di concentramento 2 anni, il quarto era del 25, o vai con questo, la scelta era quella, insomma. E allora si è arruolato, si è andato in montagna, insomma. La mia famiglia proprio rappresentava quella piccola borghesia in cui, non so, la donna lavora, il padre lavora, quando ci si mette a tavola bisogna stare buoni perché il papà è stanco, tante volte a tavola venivano a galla le marachelle con le conseguenze poi di queste marachelle, le punizioni, magari oggi rimani senza frutta, ecco, ma non sarebbe stato neanche possibile avere un dialogo di questo genere, perché mia madre è casalinga. Dobbiamo pensare allora come potevano vivere le donne. La donna era famiglia, figli, seguire i figli nello studio qualora ne avesse avuto le possibilità, mia madre questa lo aveva. Non so, cucire, stirare, la passeggiatina domenicale in cui magari i genitori ti facevano notare le bellezze della natura, il fiore, non so, il panorama, ma la politica non veniva toccata, anche perché lei deve pensare questo, era sempre autorità costituita, capito? E quindi obbedienza. Una volta scoprimo che mio padre ascoltava Radio Londra quando noi non sentivamo, e gli sfuggì questo fatto, questa cosa, e noi rimanemmo interdetti, tant'è vero, io avevo 2 fratelli dietro di me, e noi siamo addirittura di denunciarlo. E lui ci disse: ma volete che vostro padre vi imbrogli? Anzi, io vi invito ad ascoltare Radio Londra e fatelo, perché almeno sapete quale sarà la verità, almeno fate una via di mezzo tra quello che vi dice il giornale radio che vi state ascoltando e quello che sentirete Radio Londra. Capirete in fondo che ci vengono raccontate anche tante bugie, e io credo che questa sia una cosa molto importante, perché proprio da queste bugie è nata la mia versione. Direi che in un certo momento ero stufa di sentire raccontare, non accettavo come ero colata nemmeno tutto quello che ci veniva detto dall'altra parte, però aspettavo con ansia Radio Londra per vedere come fossero le cose. Io però avevo un'amica, è tuttora, è l'amica del cuore, diciamo. Allora noi trascorrevamo gli anni in campagna. Ebbene, siamo trovati d'accordo un giorno su questo fatto, che eravamo stanchi delle fandonie che ci venivano raccontate. Però non avevamo il coraggio di parlare, soprattutto perché tacci che il nemico ti ascolta, e quindi avevamo paura di essere ascoltate. Ebbene, io aspettavo che lei arrivasse, arrivava in bicicletta, avevamo 5-6 km da Belluno, noi vivevamo in questa campagna, e poi ci appartavamo proprio nel fitto del bosco. E lì si discuteva, cioè si domandava che cosa avrebbe voluto dire la parola democrazia, pensi a che punto, avevamo 13-14 anni, se anche di più, e come avrebbe potuto essere l'Italia se non fosse stata fascista. Io sono nata nel 12, quindi nell'imminenza praticamente della guerra, in una famiglia di irredentisti, perché mio padre era irredentista. Sono nata cittadina austro-ungarica sotto Francesco Giuseppe, e mio padre era in contatti con Cesare Battisti, così. Poi scoppia il fascismo
E io mi ricordo, ma ne ho un ricordo così netto, il giorno che papà è venuto a casa, era abbonato a un giornale trentino che si chiamava La Libertà, è venuto a casa e ha detto a mamma: oggi hanno soppresso il giornale La Libertà. Ma me ho ancora in mente la testata proprio del giornale. A Epiteno mi sono fidanzata con un medico ebreo. Quindi quando il 31 agosto del 38 sono uscite le leggi razziali, io mi sono precipitata a Epiteno, dove c'era ancora il mio fidanzato, il quale dice: non so che cosa fare, perché non so se lei, giovane, ha in mente tutte le leggi razziali che il 31 agosto, mi pare ancora di vedere Corriere della Sera, che pubblica in prima pagina tutta questa serie di proibizioni, divieti, eccetera, per gli ebrei e per quelli che ovviamente gli stanno vicini, perché c'entravano anche quelli. Sono stata educata molto severamente da mio padre, e a stento sono riuscita a iscrivermi al liceo, che dopo il ginnasio diceva che non c'era bisogno. E poi ho avuto la fortuna di avere degli insegnanti antifascisti ben noti. Al liceo Diego Valeri, che insegnava l'italiano, e all'università Concetto Marchesi. Traducendo per esempio Tacito, quando si parlava o della tirannide o del potere o dei soprusi, non so, lui aveva una vibrazione di voce, diventava tutto rosso. Si capiva, trasmetteva così, non è che poteva fare una lezione di antifascismo. Mi sono laureata il giorno delle sanzioni in inglese, quando c'era scritto in tutti i muri: Dio stramaledica gli inglesi. Mio padre era antifascista, il giorno che ha dovuto, perché era avvocato, iscriversi, se no doveva chiudere lo studio, e noi non sapevamo questo, è venuto a casa e ha detto: venite qua tutti davanti allo specchio di un comò, questo glielo potrei far vedere qua in villa, perché poi è venuto su, ha sputato e ha detto: Nini, ti sputo in faccia. Noi allibiti, era perché aveva dovuto iscriversi al partito. Sono cose che restano impresse. Poi io ho sposato un ebreo, e quindi poi questo mi ha portato ancora di più contro il nazismo, evidentemente, perché le leggi razziali erano ridicole, nel senso che non potevano andare a fare il bagno al Lido di Venezia, non potevano avere domestici ariani, e mio marito ha dovuto lasciare lo studio famoso di Francesco Carnelutti, dove lui era il braccio destro, per questo motivo. Poi ho avuto nel 40 il mio primo figlio, e quello doveva essere battezzato entro i primi 5 giorni, e allora era considerato ariano per i fascisti. Ma i fascisti, in un certo senso, sempre con il loro, diciamo, sistema pagliaccesco, hanno cercato di aiutare gli ebrei, perché poi hanno trovato anche la cosa della discriminazione, che era quella, una cosa orrenda, perché una persona onestissima doveva giurare che non aveva avuto il figlio dal marito. E certi l'hanno fatto, pur di salvare i figli e i nipoti, capito? Quindi quando, insomma, io mi sono trovata qui ad avere i tedeschi, diciamo, perché ero annessa al Reich, lei lo sa che siamo stati, per me ormai io ero prontissima a lottare contro i tedeschi, ero pronta. Una famiglia abbastanza borghese, non molto ricca assolutamente, eravamo 7 fratelli di 2 mamme. Mia mamma, ecco, per me è stata determinante, mia mamma era di Milano, mio nonno era medico a Milano, era stato socialista con Turati. Mio padre non è mai stato iscritto. Ricordo che quando c'è stato l'ultimo invito agli ex combattenti, che poi non era poi neanche militarista mio padre, però veramente si gloriava di essere arrivato solo al rango, mi pare, di caporale o neanche quello. Ma avevano fatto delle pressioni proprio. Lui, insomma, c'era sto commercio, poteva anche fare a meno, e difatti non si è mai iscritto. All'università, già nell'ambiente di Padova, nei cattolici di Padova, sentivamo un po' la fronda anche l'antifascismo. Non solo io andavo all'università cattolica, ma siccome avevo questi amici miei, anche di un anno più avanti, più vecchi,
facevano legge, andavamo a sentire le lezioni, non solo di lettere, che era mio professore Marchesi, che sono state lezioni bellissime, ma andavamo a sentire anche Bobbio. Il povero Bobbio allora era abbastanza giovane, sempre brutto, ma spiegava molto bene, faceva filosofia del diritto. Si sognava la Repubblica. La Repubblica, allora quando c'era la Repubblica, la prima cosa, mandare a marciare tutti i dirigenti fascisti sulle grave del Piave, come se c'era la faccenda il sabato che facevano marciare. E poi così, allora, così, un gioco portato per ragazzini di 16-17 anni, ma insomma avevamo una certa... Io mi rendo conto che ero una privilegiata per il fatto che nella mia famiglia, essendo mio padre antifascista da sempre e essendo stato anche in carcere, poi dopo con l'accusa di irregolarità amministrativa perché era direttore economico dell'ospedale di Belluno, quindi hanno trovato subito il modo di farlo, non dico farlo fuori, ma tenerlo al di fuori della vita politica. È stato 9 mesi in carcere, ma no, 40 anni è mancata mia madre, perché appunto il 39 è stato l'anno triste della mia famiglia per mio padre per queste ragioni, perché antifascista, è stato messo in carcere, è stato 9 mesi in carcere e mia madre poi nel 40 è morta. E quindi io ho battuto subito il naso con la realtà, però ancora con la vita politica direttamente no, fino a che non ho preso contatti con l'università. E all'università appunto la rivelazione della giustezza della scelta di mio padre e di mia madre l'ho avuta attraverso le lezioni di Marchesi, che sono state poche, perché poi anche Marchesi è stato sostituito. Lui, facendo la lezione di letteratura latina, ampliava uno spettro molto prudente e molto ampio alla realtà nostra. E appunto io volevo ricordare una frase che forse questa sintetizza proprio quello che lui voleva dire, perché alla fine, prima di essere imprigionato, ha chiuso con questo, l'appello ai giovani di ogni classe sociale, appunto perché dice qui dentro non ci sono solo studenti, infatti non c'erano solo studenti, c'erano le persone comuni, anche gli operai o la gente che in quel momento era libera. Voi traditi dalla frode, dalla violenza e dall'ignavia, voi insieme alla gioventù operaia e contadina dovete rifare la storia dell'Italia e ricostituire il popolo italiano. Questo con giovani già abbastanza aperti al problema, ma anche di fronte agli altri che poi si sono uniti a noi, ha sollevato noi da questo incubo e ci ha fatto scegliere. E la prima riunione del CLN cospirativo, così possiamo dirlo, è avvenuta proprio a casa mia. E lì naturalmente ho partecipato anch'io, perché già ero abbastanza grandina. Cosa è successo l'8 settembre? Voi non lo sapete, ma noi lo ricordiamo perché lo abbiamo vissuto. Tutti i soldati, in mancanza di guida dai loro generali, dai loro ufficiali, sono scappati, hanno abbandonato le caserme perché le caserme venivano occupate dai tedeschi, perché i tedeschi erano nel territorio italiano, erano qui nel Veneto, erano nel Bellunese, erano dappertutto, così come erano anche a Roma. Quello che io ho vissuto di tragico è stato il dramma dell'esercito che si è letteralmente sfasciato e di questi ragazzi che passavano lì, che passavano da casa nostra a chiedere una giacca, un paio di pantaloni, un qualche cosa, perché dovevano aggiungere la famiglia, magari un pezzo di pane, magari un pezzo di polenta. Già si cominciava, non dico a soffrire la fame, come non c'era mica più tanta abbondanza, sa, nel 43. E poi l'8 settembre allora un grande affare, perché questi soldati sono sbandati, allora in cerca di indumenti per qualcuno, andava anche lontano, qualcuno più vicino, e allora cercare indumenti, giacche, pantaloni e così, poi ti lasciavano qui i vestiti da soldato e via, perché è stata proprio la gente che ha salvato questi alpini, dando loro vestiti da borghese, no? Perché se trovavano
non so, con la divisa i tedeschi lo arrestavano, no? E so che qui hanno abitato tutto l'inverno, fino alla primavera tardi, due o tre siciliani. Allora uno è rimasto diversi mesi in casa qui con noi, e altri due un'altra famiglia qua in fondo. Ciò che lo zio ha detto dopo l'8 settembre, tutti contenti perché tutto era finito. No, comincia la guerra, comincia adesso la nostra guerra. Ho cominciato nel 43, quando i primi gruppi sono andati a Lentiai. Io e mia sorella abbiamo mandato su delle cose, perché c'era Cimati, Bruno, Nicolotto, non so, erano su, sopra Lentiai. Allora noi abbiamo mandato su un po' di roba da vestire. Io ero fidanzata con un ragazzo qua che lavorava a Taglicadore come camionista e così. E nonostante la confidenza, lui non mi aveva mai detto che era detto, insomma, a fare dei rifornimenti per dei partigiani, no? E è successo che un giorno è partito con un carico, non so di che materiale, per portare aiuto a questi partigiani in montagna, e non so se attraverso delle spie o altro i tedeschi sono venuti a conoscenza, sicché li hanno fermati e li hanno trucidati, insomma. E quando hanno ucciso sto ragazzo, una sera mentre mi trovavo a casa è venuto questo capo di partigiani, questo Ciro, è là che noi abbiamo conosciuto questo capo di partigiani, per manifestare la solidarietà, insomma, che io avevo perduto sto fidanzato a causa, e da là è incominciato il dialogo, è incominciata, come potrei definire, non so neanche. Benché ero piccola, ma ero talmente orgogliosa che là venisse tutti i comandanti. Poi avevamo la radiotrasmettente nascosta in soffitta, ma la sera, quando che venivano fuori dalle valli per sentire il notiziario che comunicavano col fronte che veniva avanti, il fronte alleato e così, era qualcosa di grande, si sentiva importante, insomma. E poi cresceva sempre di giorno in giorno in più l'ideale di poter aiutare, insomma. Tutti, piccoli, grandi. I sentieri erano battuti dai piccoli, dai grandi, dalle donne, dalle ragazze, da tutto. Tutto si collaborava per un fine, insomma. Quando poi, dopo l'8 settembre, incomincia a organizzarsi la resistenza, è vero, è ovvio che uno debba prendere posizione, e io l'ho presa per tutto il mio passato che avevo. E sono entrata attraverso questa amica, diciamo, per cui quando io andavo a fiera io tenevo i contatti col comando di Fonzaso. Dopo due o tre giorni sono venuti a chiamarmi che c'erano dei 3-4 prigionieri inglesi. Allora, sapendo che io conoscevo l'inglese, sono andata a parlare con questi, e allora li ho mandati da Sant'Antonio, dove sapevo che lì potevano nascondersi. Quello è stato il primo contatto. Il rapporto con tutte le donne di Trigana è stato sempre meraviglioso. No, perché io non ho trovato nessuna persona che contro, ecco, solo un po' di paura in certi, per esempio nel marzo 45. Perché se pensa che nel marzo 45, quando hanno impiccato quei quattro fratelli, no? Sant'Antonio, allora i tedeschi hanno portato via anche tutto il cibo alle donne e ai bambini. Allora noi tutti abbiamo portato roba, sono tornati la seconda volta. Allora lei capisce che dopo la gente aveva perfino paura a portarli la terza volta, di essere presi anche loro. Io devo ringraziare, appunto, non solo le donne, ma anche gli uomini di Trichiana, che non hanno mai parlato di me. Perché guardi che bastava una parola. Quindi questo silenzio dei montanari è commovente. Se no non sarei qui. Il mio fratello era in montagna, cioè, con tutti gli altri partigiani. Non sapevamo che c'era un rastrellamento su tutte le montagne, anche sul Cansiglio c'è un grande rastrellamento. La Trichiana, proprio dietro il municipio, hanno trovato delle armi. Hanno trovato, non so, c'era la casa di Rino e di Vittorio Merlin,
e l'hanno incendiata. Allora si è vista tutta la piazza di Triana, tutta la gente con i secchi dell'acqua. Abbiamo formato due file, una andava e una veniva, per portarti questi secchi d'acqua, a portare, e i tedeschi con il fucile spianato così non hanno aperto bocca, hanno visto una dimostrazione, tutta la gente, tutta. E vicino a me c'era la mamma di Vittorio e di Rino, che prendeva l'acqua e guardava, ha girato gli occhi verso la montagna, lassù non li prenderanno, diceva proprio fra i denti così, lassù Tea non li prenderanno. E nello stesso tempo loro tre erano seduti su in montagna che guardavano il fumo e dicevano: quale sarà la casa, la mia o la tua? Ho iniziato portando messaggi di qua e di là, oppure andando a chiamare, perché agli inizi dell'organizzazione della resistenza si incontravano gli uomini fra di loro così, no? Allora andare a chiamarli per dire: guarda che stasera c'è una riunione, dovete venire, mi ha detto mio fratello che dovete venire, così. Questo è stato il primo lavoro. E poi dopo pian piano, allora sono diventata coi messaggi, sono entrata nella resistenza in pieno, nel senso che allora sono diventata la staffetta, insomma, del battaglione. Una delle case dove eravamo soliti riunirci era l'osteria di Tea Palman, che era poi l'antica osteria di mia madre. Mia madre la vendette al padre della Tea nel 1933. E là, in questa osteria, è venuto questo perito e lì ha cominciato a chiedere a ciascuna di noi se eravamo disposti ad aiutare il movimento partigiano che stava ricostruendosi, rinascendo. E noi, dopo i rastrellamenti, dopo le grandi battaglie della primavera e dell'estate del 1944, io ricordo che ci venne chiesto di scegliere un nome clandestino, perché non poteva formare un elenco con i nostri nomi, i nostri indirizzi. Questa era la prima cosa più essenziale, era la clandestinità. E ognuna di noi scelse un nome clandestino. Forse qualcuna di noi lo ha fatto un po' in maniera romantica. Ho scelto questo nome perché era il personaggio più modesto e più romantico di questo romanzo, non il personaggio principale. È stato scelto da altre compagne di Trichiana il nome del personaggio principale, ma io ho scelto Irina perché era il personaggio più modesto, perché per amore montò sul treno per andare anche lei in Siberia, dove uno dei personaggi del romanzo andava a finire i lavori forzati. Sì, avete il nome di battaglia, datemi quello che volete, però datemi un nome italiano. E allora questo signore che faceva il finto macellaio, cioè lui era macellaio, e teneva aperta la sua macelleria, dove di carne non c'era nemmeno l'ombra, e dove conservava un vecchio grembiule macchiato di sangue di mesi addietro per dimostrare che faceva il macellaio, e dove naturalmente attraverso la macelleria si entrava per avere comunicazioni con il comandante Carlo, il comandante della piazza, disse: ebbene, io ti chiamerò Italica. Ebbene, da quel momento io abbiamo questo nome che mi rimase, volevo un nome italiano, chiamata Italica, tutto là. E allora come ti chiami tu? Come ti... Allora ha detto, uno si chiama Tizio, dice, che era Aristide, e Toni Caio, e lo zio Vittore Sempronio, e io Annusca, ha detto. Lo vuoi? Sì, prima ha detto a Nina, a Nuna, no, dimmi a Nusca, ci ha detto a Cimati e Bruno. Boraschina, perché il fratello si chiamava Borasca e ci assomigliavamo come due gocce d'acqua, vivaci, tutti proprio, come dice quel libro, lui un fanatico con bombe a mano, poi se le perdeva la mamma doveva andare a raccoglierle. Questa è una storia bella da raccontare, nel senso
che tanti nomi di battaglia sono nati in maniera stramba. Tanti venivano dati dagli uomini. Invece a me no, perché io ad esempio mi ero scelta questo nome perché avevo letto una storia in un giornale di un ragazzo in una prateria americana che correva sui cavalli, no? E siccome mi era piaciuta molto questa roba, mi medesimavo con questo ragazzo così, allora ho detto, io mi chiamo Joe. Quindi avevo questa funzione di portare materiale, quindi ero sempre imbottita di fogli, non tanta roba, perché anche il regionale non aveva mezzi. Dipendevamo sempre dal CLN Alta Italia, da Pertini, ma anche lì i problemi erano ancora più grossi, venire da Milano. Avevamo prigionieri russi, ebrei da nascondere, antifascisti che non erano riusciti, oppure soldati di leva del meridione che non erano riusciti a prendere il treno e tornare a casa loro, no? Quindi dovevamo sistemarli nelle famiglie, oppure trovare l'alloggio, raccogliere soldi e subito dopo, quando sono stati i primi combattimenti, raccogliere da medici più o meno compiacenti dell'ospedale, bende, medicinali che erano molto molto scarsi anche lì. Eppure lasciavamo un appartamento abbandonato da gente di Venezia, però che erano comunisti, quindi avevano lasciato libero l'appartamento e là sono stati ospitati dei feriti, dei ragazzi ammalati e praticamente era sta ragazza, sa che andava solo, gli dava a mangiare e così. Allora dopo ero entrata proprio a servizio pieno, facevo 50 km al giorno, andavo giù, partivo, facevo il giro, giù, qua, facevo, non so, Belluno, o dormivo Belluno, dormivo Prora, poi facevo Belluno, poi andavo a, magari a Villa Tatara, che allora c'avevo la missione, missione Benucci, missione K, era là, mi avevano rifilato là come. Poi andavo là a prendere carte, poi andavo giù magari al mio capo informazioni che era Daval, che era giù sotto San Fermo, Vigliago, si chiama sì. Poi passavo il Ponte San Felice, andavo dal maresciallo a farmi dare le informazioni, poi andavo dal prete, qualche volta il famoso Filos, che era una famosa, poi giravo qua, arrivavo, andavo, non so, da Monego, così, e dopo portavo le, come diciamo noi, le femmine, le donne di famiglia, le madri di famiglia. E io di questo mi sono resa conto quando sono diventata anch'io con una famiglia sulle spalle e dicevo, ma come facevano loro a rischiare un'intera famiglia? Io dicevo, pensando a mia mamma stessa, dico, mia mamma, come faceva? Era brava, cioè, capisci? Cioè, queste donne che lo facevano? Perché lo facevano? Perché? Forse alla base solidarietà. Proprio solidarietà col povero, con il perseguitato. Mi ricordo che la mamma faceva, aveva una pentola così, solo di verdura, quello il po' che poteva mettere dentro, su questa pentola. Però quando che venivano fuori la sera ce n'era per tutti. Metteva su il caffè di orzo, perché altro non c'era. Però c'erano qualcosa di caldo. Collaborava, non di dire, beh, mangio io e gli altri ci arrangi. No, là era da condividere. Una notte avevamo 5 staffette. Io e mia sorella si faceva 7 ragazze, no? La mamma aveva disfatto i letti, giù così, messo tutti i pagliarici per terra per aver più posto. Quando che sono venuti alla mattina, a 100 metri di distanza per prelevare una signora che era la mamma di un partigiano, non trovando il partigiano, sì, il figlio, hanno prelevato sorella e mamma. E così. Mi ricordo lo spavento, ma dice, se vengono qua, ognuno ha una tessera, cosa le dico, una tessera diversa uno dall'altro, non le posso dire che sono figli miei. Comunque dice, mamma, ma va, il signore mi ha sempre aiutato, mi aiuterà anche questa volta. Io giravo poco, poco per le case, perché una volta io avevo le trecce e qui avevo una spilla fatta a stella alpina, ma era rossa,
Io sono andata a Piarina e dopo qualcuno mi ha detto, ma io lo sapevo, l'avevo qui per tenere sui capelli, non per altro, sa. Allora, a Piarina, il mio parente viene su e mi dice, sai, ti hanno visto a Piarina e hanno detto, quella dalla Stella Rossa. Dico, che Stella Rossa? Stella Rossa? Sì, era Alvise Schio. Sì, ecco. Allora io quella me l'ho levata perché è possibile che insegno. E allora laggiù non sono più andata a Piarina. E ho incontrato due camion di tedeschi che facevano rastrellamento nella valle di Canzoi. Allora io avevo tutte le buste via, sì, dentro qua, insomma. Allora ho detto, adesso mi prendono io perché non si sa mai. Allora io li ho salutati tutta contenta, tanto mi la sorvegliava. Loro sono partiti, mi hanno salutato anche loro. Sono andata a prendere, c'era Romano, si chiamava, e lo zio Vittore qui, nella valle qui. Allora mi hanno dato il fucile e altro, e io sono andata avanti dentro per la valle, e loro dietro, perché non erano sicuri. Allora li ho accompagnati dentro sulla valle della Remuglia, l'acqua là della Remuglia. Dopo, quando erano sicuri, ho preso la sua arma e sono andati su verso Vignoli. Allora mi ricordo che erano su una stalla, erano 7-8 erano lì fermi che aspettavano e dovevano andare nella valle di San Martino per andare in Pietena. E uno, non so come facciamo, come non facciamo, allora questa signora che si chiamava Clelia Tiziani mi ha detto accompagnali tu. Il compagno, intanto sono arrivati in altre 4, erano 12. Allora, dietro la casa, io ero davanti, ma c'era un sole che era qualche cosa, e siamo andati dentro verso, passato la Min, dentro per la scorciatoia, perché io sapevo le scorciatoie, ero abbastanza, e li ho accompagnati un bel pezzo fuori del pericolo, insomma. E poi li ho salutati e se non sono andati, e loro andavano in Pietena. Perché non sapevano, non era nessuno pratico di questa zona. Allora io li accompagnavo là, avevo sempre qualche cosa da fare. Avevo paura sì, ma sì. Quella c'era sempre. Però avevo anche coraggio e speravo sempre che non mi prendessero, difatti non mi hanno mai presa. Avevo la speranza più grande della paura, si vede. Mi interessavo di più di portare i dottori da una parte e dall'altra. Mi ricordo un fatto che questo dottore è ancora vivo, si andava alla parte di Villa Bruna, che c'era ferito. E allora abbiamo incontrato i tedeschi, cioè questo ha avuto paura, no? Non aver paura, ha detto, sediamoci, facciamo finta di fare l'amore, ha detto. Ma... E io ci ho messo così la mano, cioè questo è rimasto piuttosto... Passano di sotto, pochi metri di distanza. Ah, grande amore, sì, quando te l'ho fatto. Ma come hai fatto che ti venissi così spontanea? Lui ha avuto subito paura, perché quel dottore era molto bravo, ma aveva una paura che non so. Si figuri che una volta portavo la posta a Lentiai, vero? Ma quella mi sembra che me l'abbia data lo zio a portarla a Lentiai. E sul ponte, però, dietro, io andavo in bicicletta e dietro di me c'era un camion di tedeschi, ma dopo a far la riva dovevo pedalare e un tedesco mi ha preso per la spalla, forza mora, dice, e mi ha fatto andare avanti col collo del camion, così non pedalavo più, no? E loro hanno cambiato strada e io sono andata dall'altra parte. Se tu sapessi, che ho le manopole, vero? Noi mettevamo tutto sulle manopole e sul coso della sella, sul tubo della sella, mai portarla, perché la prima cosa, vero, ti facevano la perquisizione, no? E qualche volta succedeva quello, si faceva finta di avere il pannolino e invece c'era dentro la posta. Beh, ad esempio quando ho portato fuori da una casa di Trichiana una radiotrasmittente passando in mezzo alle SS con un sacco, dentro in un sacco di juta avevo questa radiotrasmittente. È bella che quando sono arrivata in questa villa, che era la villa di una
una possidente, una che aveva molte terre così, e che collaborava con la Resistenza, la Giuliana Foscolo, ecco. Questa, sono, quando sono passata, mi hanno fermato sulla porta i gendarmi per domandarmi cosa andavo a fare, cosa facevo, così. E io dicevo, l'unica roba che mi ricordavo bene del mio padre quando era andato in Germania, le Kartoffeln, ad esempio, lui parlava sempre che mangiava tante Kartoffeln, allora io ho detto Kartoffeln, Kartoffeln, facendogli vedere il sacco, no? Quando sono uscita, quello lì, ma anche altri, erano sempre lì nel cortile e mi hanno lasciato passare. Probabilmente gli era bastato questa giustificazione di prima, no? Poi hanno visto il sacco pieno, magari, e mi hanno lasciato passare. Beh, quella volta ho preso tanta paura, perché c'era un viale che portava, che arrivava in questa villa, un lungo viale, e l'ho scoperto così, e io mi sembrava di sentirmi una scarica sulla schiena ogni momento. Ho avuto tanta paura, perché dovevo camminare piano come se niente fosse, eccetera, e fino al posto dove dovevo nascondere in un tombino questa cosa, che poi andavano a prelevare i partigiani. Ma facevano le stesse cose che facevo io, quelle lì del mio paese comunque, facevano le stesse cose. C'era una sartoria, ad esempio, che confezionava cose per i partigiani, e quando c'era il rastrellamento spariva tutto e diventava una sartoria normale, così. E l'unica donna nel mio paese che facesse altre cose oltre la staffetta era la Giuliana Foscolo, che perché lei aveva in casa le missioni alleate, e quindi lei faceva anche la staffetta, però faceva anche altre cose importanti. Meravigliose, guarda, cioè, non si può descrivere il miracolo di questa, andare in bicicletta da Trichiana a Treviso, da Trichiana a Padova, da Trichiana fino a quasi a Venezia, con carte pericolosissime. Le staffette, guardi, hanno fatto cose meravigliose. Ecco che allora si parla già di organizzazione, perché io quando adesso dicono che non si possono fare le cose, sento una tristezza, perché dico, allora potevamo fare miracoli, adesso non si può neanche, so, portare un pacchetto, magari una persona si secca a portare un pacchetto normale. Queste rischiavano la pelle. Maria Como, la sorella di quello che è stato impiccato al Bosco delle Castagne e dell'altro che è stato vicino a missione, sempre sorridente, sempre coraggiosa, un eroe. E questo che ho detto, tutta la popolazione trichiana merita una medaglia. Però i rischi a casa mia ne ho fatti molti, perché qualche volta si radunava e dormiva delle persone, merito di questa casa immensa, che non sapevano. Per esempio, da una parte dormiva un gruppo, di sopra gli inglesi, e gli inglesi non sapevano che c'era il gruppo. Noi abbiamo tenuto sempre, dico noi, mio fratello ed io, e poi tutti quelli della missione Ferraro, un segreto assoluto. Io dormivo con i miei due bambini, uno su un lettino, uno sull'altro, no? E quando mi ritiravo, se c'erano carte pericolose in casa, le davano tutte a me, perché avevo un letto matrimoniale, ma ero sola, avevo un altro cuscino. E io, se sentivo con la mano che le carte le avevo io, le cose pericolose le dovevo sempre avere io. Perché poi avevamo un gabinetto antico, il gabinetto no, era un buco, del Medioevo, da quando era stata costruita, che bastava che buttassi in questo buco se arrivavano i tedeschi. Allora dicevo, date a me, che io dalla mia camera in un momento... Ecco, sempre questo senso di... ecco perché ho avuto forse un senso di responsabilità, perché avevo due bambini. Ah, il maggiore Tilma era veramente un personaggio eccezionale, era un intellettuale, era amava le montagne, no? Allora quel giorno che lui mi ha così proprio, mi aveva annoiato questa storia che voleva passeggiare in giardino, che era stufo di star dentro, allora io gli ho fatto vedere i miei bambini, che è quello che ho scritto nel libro, e ho detto, questi sono i figli di un ebreo,
siamo già in gran pericolo. Se anche lei si mette a girare con la divisa, noi siamo impiccati anche il paese, insomma, tutti coinvolti. Allora dico, venga però all'ultimo piano, che andiamo a vedere le montagne. Allora, tutto contento, l'idea che andassimo su. Siamo andati, abbiamo aperto, questo vi faccio vedere quando avviene nella mia vita, queste finestre, e si vedono il Pizzocco, le montagne della Gorgina. Guardava queste montagne, ha cambiato viso, sorridente. E poi mi ha detto, grazie signora, in inglese. Io ero contenta di vedere che finalmente sarà calmato, no? E poi mi ha detto, signora, io le confido che sono venuto qui soprattutto per essere vicino alle montagne e lontano dal quartier generale. Le SS hanno proprio occupato la casa, solo che loro avevano anche molta paura, loro erano convinti che le SS sapevano che eravamo tutti partigiani. Infatti a me mi ha sparato sto colpo, bandit, comunista. Allora io ho fatto finta di essere offesa a morte, no? E allora avevano un interprete, una specie di interprete. E allora io ho detto, non sono una vecchietta da terrorizzare, io sono qui nella mia casa, siete voi che mi siete venuti a invadere. Insomma, li ho attaccati. E pensi che avevo la radiotrasmittente sotto il letto. Io... Il 23 aprile avevo deciso di abbandonare tutto, perché avevo capito che questi mi prendevano e mi avrebbero così. E allora l'ho mandato a dire a mio fratello, attraverso sempre queste meravigliose staffette al di là del Piave, che era in Villa Tattara, abbandono, me ne vado. E lui no, non farlo, mi ha mandato la risposta, la guerra è finita. Ma la guerra è finita per modo di dire, perché appena ricevuto questo biglietto, nella notte, queste SS, perché la gente non si avvicinasse alla villa, hanno buttato loro due bombe a mano dietro la casa, perché nessun altro la poteva buttare. Eravamo tre donne e due bambini e abbiamo sentito sti colpi. Io ho detto, ma a me non sarà mica i partigiani che adesso assaltano le... Ha capito? Quindi ci sono stati dei momenti, anche fino al 2 maggio, noi che abbiamo sofferto molto a Trichiano. Per esempio, una volta mi ricordo c'erano state Cervoi, dove da poco c'era stato un lancio, c'erano queste armi belle, ecco. Beh, abbiamo parlato in città, ma guardi lei, siamo andati con la cartella per andare nell'occhio. E naturalmente anche là ci è servito moltissimo un allarme aereo. Per cui dicevo, adesso cosa facciamo noi con queste armi? Guardi, non avevamo né giornali né carta, e camminando le borse facevano rumore, si sentiva benissimo che dentro c'era del ferro anche pesante. E scendendo per una stradicciola secondaria per non passare attraverso il paese di Castillon, proprio perché c'erano i tedeschi là, e abbiamo detto, beh, facciamo questo sentiero, guardi, ogni volta che ci passa mi viene sempre in mente. A un certo momento ci siamo visti davanti, erano in sei, e tutti con il fucile puntato, e siccome eravamo ragazzi e ragazze, facciamo le coppiette innamorate, cosa volete facciamo? Abbiamo fatto questo e allora loro sorridenti ci hanno detto buongiorno, buongiorno, abbiamo risposto a noi, siamo arrivati giù in riva al Piave, dove avevamo progettato di toglierci le scarpe, di passare il Piave a guardia, perché non potevamo mica passare attraverso il posto di blocco. Per fortuna che quella volta questo, segnale di allarme, ma pericolo era dovunque, sa, perché lei poteva passare per la strada e poteva venire, si poteva trovare in mezzo, non è che, direi che io non ci ho mai pensato. L'unica cosa che io facevo, questo mi viene anche da sorridere, forse farà sorridere anche lei, prima di muoversi in questo momento, io lasciai un piccolo bigliettino sotto il cuscino di casa mia, e dicendo, in cui avevo scritto, muoio contenta, seppellitemi nel cimitero di Libano. Ecco, questo era il mio testamento, che voleva essere sepolto nel cimitero di Libano, che mi sembrava tanto bello lì in mezzo alle montagne. E venne chiamata a dirigere la sezione collegamenti. Il comando zona si divideva in varie sezioni, c'è il ruolino all'istituto storico, questo puoi anche andarlo a fotografare. E a un certo punto erano 33 le partigiane bellunesi, non più solo di Trichiana, ma anche di Altocasso, del Longaronese, del Castionese, della Destra Piave, eccetera, che facevano capo a me e molto spesso anche alla mia casa.
Perciò la mia casa, che era situata nel centro della piazza di Trichiana, con un presidio tedesco vicino, era diventato il punto di riferimento. Ci viene data la bicicletta e con la bicicletta raggiungevamo questi posti clandestini dove aveva sede il comando zona, il comando divisione Belluno, entro le montagne della Val Canzui, in Cesio Maggiore, oppure i vari punti di ritrovo di Belluno. Io ricordo parecchi di questi viaggi in bicicletta, con il terrore del coprifuoco che ti pigliava per strada e il timore di non riuscire a ritornare a casa in tempo, anche perché, sai, la famiglia era coinvolta in tutto questo. Se tu venivi scoperto, non era facile salvarti né te né la tua famiglia. Non a caso, alla fine, verso la fine, poco prima, diciamo il mese di marzo, aprile, rimasi quasi sola, perché tutte le compagne sono state arrestate, se non tutte, moltissime. Molte sono andate a finire a Bolzano e tante sono rimaste in carcere a Belluno, Valdenic. Ero là che stavo, ero là in bar, c'era anche mio fratello, c'erano diversi partigiani là. C'era anche mio fratello, io ero seduta dentro col dottore perché non stavo bene, avevo una colite tremenda, era appena morta la mamma. E vedo mio fratello che aveva, lo vedo ancora col vestito marron che aveva su e lo vedo con il cannocchiale. Vedo che fa un salto e salta fuori dalla finestra dietro. Allora mi alzo e vado a vedere cosa succede. E vedo due persone, due signori che entrano in bar. Queste qua vengono, ordinano da bere e non sento niente, non succede niente, questi qua sono là che bevono. E sento un colpo fuori, sento sparare fuori. Questi si sono affacciati pian pianino, sono andati alla porta e hanno guardato fuori, hanno visto che era il loro compagno fuori. Si sono girati, mano in alto, portate via la ragazza. M'hanno portata subito su interrogatorio. C'era il tenente Palua, il maresciallo Palua. E hanno incominciato a interrogarmi. Io non capivo cosa volessero, cosa... Hanno cominciato subito a chiedermi, chi è Gianni? Gianni, io non conosco nessun Gianni. Sì, lei lo conosco molto bene, Gianni. Insomma, insistevano e battevano, no? Ma io lo vuole, non conosco Gianni, vi faccio vedere io chi conosce Gianni. No, io mi ero accorta che avevano aperto la porta e poi l'avevano rinchiusa subito. Che cosa avevano fatto? Avevano fatto affacciarsi la staffetta sulla porta, che le aveva detto sì, e lei? Una bella mattina ci siamo trovati la casa circondata dai tedeschi e alle 5 di mattina hanno cominciato a battere bussare la porta, aprite, aprite, visto che si ritardava a alzarsi dal letto, aprire col mitra, hanno cominciato a sfondare la porta. Mio fratello, che era in camera, è riuscito, che aveva anche il tesserino della TOT, insomma, figurava di essere alla TOT, ha fatto vedere i documenti e lo hanno lasciato uscire di casa. È logico che dopo non è più andato alla TOT e si è rifugiato in montagna. Aveva sul petto distintivo della GAP, è appena riuscito, prima che loro sfondassero la porta, a buttarlo dalla finestra, che lo hanno trovato dopo appeso alla rete, e lui si è rifugiato in montagna e di là è finita così, cioè si è salvato in questo sistema. Si sono presi su tutti i rifornimenti del tabacco e tutto quello che avevamo in giacenza, le cose, ci hanno prelevato, ci hanno accompagnato fino a Perarolo. Di là ci hanno messo su delle carrette, là quelle tradotte che si usava quel tempo là, e io ero seduta assieme a Desorto. Ci hanno divise subito, tu con chi eri? Sola. Ecco, e altri due, uno era cacciatore Salvatore e assieme a Boni Marcello. E sull'altra c'era Desordo Renato assieme a Desordo Giuseppe e la moglie di Desordo Giuseppe. Ci hanno portato là alla gendarmeria di Belluno, eravamo in sette, noi tre e gli altri quattro, e hanno incominciato a... prima ci hanno perquisito, avevamo della roba, e poi per primo è stato il Desordo Renato, hanno interrogato là, hanno
cominciato a fare le torture. E noi eravamo là con la porta aperta che si sentiva tutto, no? Allora io sono svenuta, anzi questo giro ho detto a questi questurini, le ho detto, ma non vedete che questa ragazza sviene, portatele un bicchiere d'acqua. Invece niente. Poi è venuta la... il desordine non è più venuto fuori, anzi aveva lasciato il mantello, vero? Là su una sedia, lui non è più tornato fuori. E poi ho toccata la volta di Ciro, che ha detto, beh, mi tolgo il cappotto e Ciro... E allora, poi, no, perché se mi picchiano, l'ha detto, sento meno. Facevano scosse? Non lo so. Ma soprattutto battevano, perché al disordine Renato hanno rotto il filo della schiena, con le sedie, non so. Non so cosa facevano. Se lo sentivano e poi? Si sentiva soltanto che chiamava mamma, mamma, aiutami, aiuto, mamma, aiutami, aiuto, però la sua bocca non è uscita. No, no, non sapere. È uscita una parola. E dopo niente, la solita vita in carcere. Si mangiava una volta al giorno. Io avevo anzi la patata perché non avevo compiuto 18 anni. Fino al compimento del 18° anno avevo diritto anche di una patata. E loro invece avevano soltanto la sboba di una volta al giorno, che poi era veramente sboba perché dentro c'erano perfino le scorze delle uova. Cioè tutti i rifiuti della mensa tedesca era riservata alle carcerate, insomma, ecco. Certo che se la guerra non finiva ci mandavano senz'altro in campo di concentramento, perché quando siamo entrate, era stata la sera che noi siamo entrate, c'è stata l'ultima spedizione per Bolzano. Il viaggio è stato una cosa tremenda. Intanto me l'ha buttata sul camion, e io sono partita, dovevo andare a casa, avevo mandato a casa tutta la roba. Ero con un paltoncino nero leggero, con due guanti neri, mi ricordo perché ero ancora in luto. Poi ci hanno preso i nomi, aperto le porte dei blocchi, siamo entrati in questi blocchi. Mamma mia, che impressione. Entrare in questo blocco, vedere tutte queste teste che uscivano dai castelli. Ogni testa usciva da un castello, tutto pieno, era come un formicaio. Mi è venuto incontro subito la Maria da Gioz, che adesso è morta, tanto cara, una cara persona. Lei ha fatto la spola tutto il giorno, dalla stufa con i mattoni caldi ai miei piedi. Poi c'erano le quattro sorelle Rocco, la Teresa, la Presede, l'Ermelinda, sono rimasta la Teresa, per le altre sono morte. Mi hanno fatto andare nel loro castello su in cima, avevano il castello in alto. Allora lassù con coperte, hanno cercato di scaldarmi perché ero veramente gelata. Allora c'era il filo spinato, no? Che divideva le donne dagli uomini. Così c'erano quelle mattonelle, ma quelle mattonelle piuttosto leggere, no? Ero in fondo. Io ero al terzo piano, là in fondo c'era una professoressa, non so se fosse stata malata, puramente fosse stata invalida, perché l'ho sempre vista sul lettino. E allora spostava il mattone con uno dell'altro blocco e scambiavo due parole, insomma. Veniva sempre su questo reticolato, allora prima il reticolato era così, e allora si poteva anche andare fuori con la mano, dalle qualche pezzo di pane e non so, stringersi la mano perché era già abbastanza, che tu avevi stretto la mano a un prigioniero era già abbastanza. Allora poi hanno fatto reticolato così ti riusciva neanche un dito, insomma. Si cercava anche di darsi coraggio, qualche volta si cantava, no? Ma non perché eravamo allegre, no, per poter tirare su morale a quelli che piangevano. Io dico la verità, ho pianto solo due volte. Una volta ad una partenza, perché c'era una partenza, non potevano passare il Brennero e hanno tenuto i prigionieri sui vagoni per due giorni, senza mangiare e senza niente. Poi hanno aperto le porte, così qualcuno mi ha portato qualche pezzo di pane, così. Mi portano al campo
E là, naturalmente, non capisco una parola di tedesco. Loro discutono, parlano, avranno parlato una buona mezz'ora dentro al campo, però poi mi rimettono in macchina e mi portano via. Ho detto, addio Tea, questa volta sei andata. Ho chiuso gli occhi e ho detto, questa volta tocca a te. Proprio rassegnata, poi si ferma con la macchina, apro gli occhi per vedere che posto avevano scelto e vedo che sono davanti a un casermone enorme, che è il corpo d'armata di Bolzano. Ci si inoltra nei sotterranei là e mi portano in una cella di tortura. Mi legano le mani così ben strette, poi mi buttano per terra e mi infilano con le ginocchia, piegate, infilano le mani sulle ginocchia. Poi fra le mani e le ginocchia infilano un bastone. Poi prendono il bastone e lo appendono a una scala. Io rimango là con la testa in giù e appesa a una scala. E là incomincia la tortura. Ci sono due bestioni, soldati, due bestioni enormi con quel codicio là, che cominciano a frustarmi a sangue sul sedere, perché rimango con la testa in giù e col sedere con le gambe all'aria. Allora alternavano a quello, alternavano le scosse elettriche sulle orecchie, sul naso, e non capivo. Continuavano a chiedermi: suo fratello Aldo è un comandante? No, che sapessi io che era un comandante, ho sempre detto no, non è un comandante. Allora botte, insomma, continuato. Finché mi hanno rimessa giù, perché credo che fossi proprio... Allora io ricordo solo che mi hanno tolto il ferro dalle gambe. Poi mi hanno levato le catene e ricordo di aver visto la carne che era rimasta attaccata alle catene. La carne era rimasta attaccata alle catene e ricordo di aver sentito, non so se fosse la mia mente, ma mi sembra di aver sentito suonare delle campane. Poi non ho più capito niente. Mi hanno portato in cella e mi hanno battuto là. E io là dovevo morire. Io abitavo allora all'incrocio di via Loreto, proprio dove via Loreto prende via Garibaldi e via Matteotti attuale, là in quella casa io stavo. Siccome il comando piazza era proprio lì sotto, la pirateria Mirapiave, sono venuti su i partigiani, ci hanno invaso di armi la casa, messi in tutti i... le casse nel corridoio e così, pronti a sparare, perché dicono là, vengono giù da via Loreto, li prendiamo di infilata, netti. E infatti hanno sparato su quattro camion, bel momento, arriva su uno e mi dice, vieni giù, dice, sta morendo un tedesco, dice, se gli porti un bicchiere d'acqua. Io sono andata lì col bicchiere d'acqua, infatti mi è morto fra le braccia, proprio sono salita sul camion. E Monsignor, questo vescovo ha cominciato le trattative con i tedeschi e ha ottenuto che passassero fino oltre Belluno, fino alla Rossa, faccia conto, così, indenni. Infatti nessuno ha sparato. Dopo però, dopo la Rossa, lì successi altri episodi molto tragici, terribili, così a Sarniano, alla Rossa, hanno legato dei ragazzi sulle camionette i tedeschi, no? Proprio legati avanti per impedire naturalmente che sparassero. Sono successi di tutti i colori. L'unico momento in cui io ho avuto veramente, ma veramente paura è stato la notte fra il 30 aprile e il 1 maggio. Ecco, quella notte quando io sentii passare tutti questi carriaggi, questi armamentari, questi soldati che gridavano e poi sentivano i cavalli che si arrestavano, questi mezzi corazzati che sembravano fermarsi, sembrava quasi... E quel momento io ho avuto paura, perché ho detto, ma guarda un poco,
se devo morire qua, per la morte del topo, a letto, quando potrei essere fuori, mi prendono una fucilata, mi diano una fucilata, ma aspettare che mi vengano ad ammazzare qua, questo è... E io pensavo veramente che succedesse con qualche cosa e da finire proprio ammazzato in modo così banale, ecco, proprio sul letto di casa mia, questo non l'avrei proprio voluto. Ecco. Purtroppo quel giorno, l'ultimo giorno, perché noi qua l'abbiamo finita, è stata la fine, il 1° maggio, non il 25 aprile. È stato ferito mio fratello, quanta angoscia, quanto... Il comandante di piazza mi ha detto, tu vai a prendere un secchio, il mestolo e devi darle da bere ai soldati perché non si avvicinano. E i tedeschi, questa colonna che poi veniva portata dentro al campo di concentramento, concentramento insomma, dove che veniva radunati tutti questi tedeschi dentro alla Valle di Mariano. Stavo dando proprio da bere, mestolo per ciascuno, quello che è venuto un partigiano, le ha detto, Tino, è stato ferito con Rasca. Io sono rimasta là, ma come? E le ha fatto segno, no? Ho capito che le ha fatto segno che io ero la sorella. L'altro non sapeva che era la sorella, quello che è venuto a avvertire. E dice, ma no, niente, a fare il salto di una siepe si è rovinato un po' un braccio, non lo so, grazie, che braccio. Si è salvato per miracolo, insomma. Io li ho vissuti molto male perché proprio gli ultimi giorni, gli ultimi combattimenti è morto mio fratello. Quindi li ho vissuti molto male i giorni della liberazione. Dopo invece mi sono sentita un po' perché ho avuto molta comprensione da parte dei compagni e così, allora mi sono sentita un po' come dire, valorizzata per il fatto che mio fratello era morto. Pioveva il 1° maggio, pioveva da marzo. Allora eravamo lì, ma i tedeschi erano ancora giù di qui. Un po' erano appena che andavano verso Croce d'Avone, mi pare. Erano su di lì. Allora qualcuno a Pelarina c'era sparatorie. Allora sono venuti giù con tanti partigiani, siamo venuti a basso. Tanti tedeschi se la sono squagliata un po'. Non tutti però, perché hanno fatto tempo di ammazzare Natalini. Ecco, quelle le ha fatte. Ecco sì, ma ormai dalle montagne, diciamo così, dalle colline qui, perché erano tutti abbassati, sono venuti tutti giù. Intanto la sera si è cominciato a far festa, quasi a gridare, tutti continui a abbracciarsi. Tante, tu non eri morto, tu eri quasi morto, come si diceva, perché si sentiva che quello lì lo hanno ammazzato, l'altro vedi se si ritrovava. Allora, Dio sa, venivo fuori dal campo di concentramento e io ho trovato tutte rose fiori, dico la verità. L'importante era che a casa mia non ha mancato nessuno, perché è quella che avevo tanta paura. Ho visto anche lo zio perché è venuto giù di corso, quando ho sentito il boato che è arrivato al campo dei prigionieri, so che è venuto giù di corso per quel coso di porta. Non mi lasciava più andare, ma sei tornata, se non tornavi a Malia partivo e non venivo più. Quando sono entrata i giorni della liberazione all'Istituto Maria Bambina assieme a Carlo, assieme agli altri del nucleo che aveva la sua, il suo impegno in questa zona di Belluno, siamo entrati dentro, io credo che se avessi potuto avere in mano un tedesco, forse gli avrei cavato gli occhi. Beh, ti dirò che sono entrata dentro. I tedeschi erano fuggiti, avevano lasciato là due o tre feriti, io non ricordo bene il numero. Sono entrata, però in quel momento la liberazione era una parola che oggi a voi forse non dice molto, ma in quel momento a noi diceva tanto, era finito l'incubo di quei lunghi 20 mesi. E allora io ho chiesto a questi due feriti se avevano bisogno di qualcosa. Forse un minuto prima io pensavo che forse sarei stata crudele con loro, come loro erano stati tanto con noi. Arriviamo a un fuori Feltre, vedo che mi viene in bicicletta due di Trichiana, uno è Gino Marcer. Ci ha fatto una festa, no? Gino Marcer. E Aldo?
Le chiedo proprio così come... E Aldo? Dove è Aldo? L'ha visto? Credo che questo impallidisce e guarda sopra la mia testa. Dietro a me c'è Bertino che le fa segno che non so niente. Mi giro e quello rimane è ancora col segno alzato. Allora l'ho guardato e le ho detto, lo hanno impiccato. No, dice, non è stato impiccato, è stato ucciso in combattimento. Allora sono tornata a Trichiana, il piccolo è arrivato subito la notizia, questo Marcel è tornato indietro, ha passato di là dell'acqua che c'era il ponte rotto, è andato a prendere, ci ha mandato un carro con i cavalli e ci sono venuti incontro. Allora a metà strada Elio aveva sentito subito che ero per strada, ha preso la sua biciclettina, insomma è saltato dalla bicicletta al carro, mi ha abbracciato che piangeva come una... Io, è stato un momento che mi sono sbroccata perché fino allora ero rimasta impietrita, come una pietra, non c'era più niente per me, perché era proprio tutto quello che avevo passato, tutto quello che avevo sopportato era soltanto per Aldo, per tornare e rivederlo.